Ben ritrovati con l'edizione di settembre di Sintesi On Air, il Market Outlook di CRIF che vi consente di restare sempre aggiornati sui trend del mercato. Secondo lo studio Pagamenti di Cribis, nella prima metà dell'anno le aziende italiane che hanno pagato i propri fornitori con un ritardo di oltre 30 giorni sono state il 12,8% del totale. Quelle che invece hanno contenuto il ritardo entro il mese sono state il 50,7%. Commercio al dettaglio, manifattura, servizi e commercio all'ingrosso sono i settori con il peggioramento più accentuato. In compenso, l'osservatorio NPE di Cribis Credit Management segnala che nell'ultimo anno il tasso di regolarizzazione dei contratti rateali è migliorato del 18%. I crediti che, per eleggibilità o per scelta, non sono stati oggetto di moratorie, peggiorano invece le performance di recupero. Il tasso di stabilizzazione o di miglioramento degli stage di insolvenza si è infatti ridotto del 7%. L'effetto sul contenimento del rischio di credito sta iniziando ad attenuarsi. Analizzando le scadenze delle moratorie in essere, senza considerare potenziali proroghe, sussiste solo il 28% dei provvedimenti attivati. Si prevede che a ottobre le moratorie ancora attive saranno meno del 10% rispetto al perimetro dell'iniziativa. La situazione contingente sta modificando anche il rapporto tra imprese, banche e assicurazioni. Secondo una ricerca CRIF Nomisma, 8 PMI su 10 valutano positivamente la banca con cui operano abitualmente come possibile fornitore anche di servizi specialistici. Tra questi, il supporto alla digitalizzazione per lo sviluppo del business, l'identificazione di clienti potenziali e la ricerca di finanziamenti agevolati. Al contempo, anche se per 7 imprese su 10 è aumentata la percezione dell'esposizione ai rischi, solo il 62% ha in corso coperture assicurative. Passando alle famiglie, a luglio e agosto le richieste di mutui registrate da CRIF sono diminuite rispettivamente del 21,4% e del 27,1%. Si tratta però di un rimbalzo tecnico, in quanto i volumi sono allineati a quelli del 2019. Da sottolineare la costante crescita degli under 35, stimolati dagli incentivi governativi, arrivano al 29,5% del totale. Restando sul mercato immobiliare, CRIF RES segnala che nella prima parte dell'anno le compravendite residenziali sono aumentate del 40% rispetto al 2020, ma i volumi superano del 19% anche quelli del 2019. In compenso, nel secondo trimestre 2021, i prezzi al metro quadro degli immobili residenziali sono diminuiti del 2%. Considerando che in Italia il 75% degli immobili residenziali è poco efficiente sotto il profilo energetico, il tema green è destinato a rappresentare una priorità nel prossimo futuro. Per questo, nel PNRR almeno 15 miliardi saranno riservati proprio alla riqualificazione degli edifici. Riguardo i prestiti alle famiglie, si conferma invece la dinamica positiva in atto da inizio anno. Ad agosto le richieste di finanziamenti finalizzati sono aumentate del 14,8%. Più contenuta la crescita dei prestiti personali, con un più 1,9%. Sul fronte dell'Open Finance, uno studio CRIF rileva che il 37% dei clienti ingaggiati nei processi di PSD2 fornisce il consenso all'utilizzo dei propri dati di conto corrente. Un terzo completa il processo consentendo l'accesso al conto. Gli istituti best performer ottengono un consenso del 57%, con la metà di questi clienti che completa il processo. Quasi l'80% dei consumatori fornisce un conto che contiene l'accredito dello stipendio o della pensione, mentre circa il 30% dei clienti percepisce redditi da lavoro autonomo. Per questa puntata è tutto, arrivederci a ottobre e non dimenticate di attivare le notifiche sul canale YouTube di CRIF per rimanere costantemente aggiornati sui trend di mercato.